Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Questo non è un pigiama ragazzi, questo è un maglione. In ogni caso benvenuti su questo nuovo video. Oggi sarò con Daniele. Appunto. Parleremo di Yu-Gi-Oh! Omega. Ora come mi senti? Perfetto Dani. Questo è Daniele, un membro del team Wombo Combo, che non avete mai visto sul canale. E parliamo... non vedete mai? Manco noi del team Wombo Combo l'abbiamo mai visto. Parleremo, sono una chimiera. Parleremo di Yu-Gi-Oh! Omega, che è un... Spiegalo tu, dato che sicuramente lo conosci molto meglio di me. Allora, Yu-Gi-Oh! Omega è un nuovo simulatore che è stato annunciato da settembre del 2019, che per un paio di problemi siamo arrivati praticamente al primo aprile con il suo trailer che potete benissimo trovare su YouTube. Punta a non a rimpiazzare i vecchi simulatori, ma diciamo a stare accanto a loro. È più un simulatore per quanto riguarda i tornei e cose del genere. Sì, un simulatore comprimario, insomma, non Sì, vuole devastare nessun altro. non punta a togliere né Nexus, che anzi Nexus sta lavorando pure a stretto passo con loro per migliorare, e neanche le 50 milioni di versioni di Pro che ne esistono, perché ne esistono veramente tante. No, davvero. Cosa faremo? Vedremo il trailer insieme e analizzeremo un po'. Adesso io ti condivido lo schermo, Dani, così vedi anche tu quello che vedo io. Quindi direi di vedere questo teaser trailer e analizzarlo insieme. Ovviamente, Dani, quando vuoi dire qualcosa, avvisami che lo stoppo. Certamente, non ti preoccupare. Il teaser trailer è veramente molto molto interessante. Dimostra le potenzialità che ha questo simulatore, che onestamente io vorrei però vederlo in qualità 720, possibilmente. Ovviamente tutte le grafiche strafiche perché si devono fare pubblicità. Vabbè, Vabbè, normale. come anche giusto. Insomma, la modalità è sempre la stessa, però vi invito a vedere che loro hanno deciso di prendere le carte e metterle sul layout di Rush Duel. Allora, qui precisiamo, perché siccome assurdo ma vero, ma c'è gente a cui fa letteralmente schifo il layout di Rush Duel, Sì, io in non realtà capisco come dia sia possibile sta cosa. Il è a layout di Rush totale 2 è scelta bellissimo. dell'utente decidere il layout. Quindi, per i nostalgici a cui piace il quadratino con giusto 50 kg di testo e uno sputazzo di immagine, c'è anche quello per loro. Cioè, le carte dovrebbero esistere non solo per l'effetto, ma principalmente per il disegno che ci sta sopra. Voi no, volete il testo, Vabbè, fottetevi. soprattutto anche lì la zona del testo è totalmente scrollabile, non è come su Pro che c'hai la colonna accanto che ti mette l'effetto, puoi leggerlo direttamente dalla carta. Diciamo che le carte sono generate dal programma stesso, cioè non c'è nessuno che effettivamente sta facendo la carta. Il programma va direttamente sul database della Konami oppure quelli che usano loro e possono automaticamente creare una carta da zero. Quindi rende pure più veloce l'aggiornamento, infatti è pronosticato più o meno un aggiornamento ogni 12 ore delle varie carte. Ah, vabbè, quindi bene o male avrà la stessa cadenza di Pro per La stessa la cadenza velocità. di Pro, però sarà molto più veloce rispetto a Nexus o Pro 2 che effettivamente aspettano più o meno ogni 3 mesi un aggiornamento. Comunque, il campo da gioco è molto carino. Penso che sia modificabile anche questo, però, dalla descrizione dell'utente. Questo non ti posso dare ancora conferma sul campo da gioco. Posso darti conferma che sto sullo sfondo da quello che ho letto sul loro canale Discord. Però, per quanto riguarda l'interfaccia in sé per sé, tipo sui quadrati, cose del genere, ne dubito perché dovrebbe essere tutto bloccato da loro. Poi non lo so, potrebbero cambiare idea. Io sto leggendo qua AI, quindi si presuppone che ci sia anche una versione che permette di giocare con, cioè ci sia una possibilità di giocare contro l'AI tipo Yu-Gi-Oh! Pro S, cosa che... Dicono allora, al momento dovrebbe esserci quella online, quella offline non dovrebbe essere disponibile così come la modalità LAN. Saranno, diciamo, aggiunte in seguito perché hanno altre priorità al momento. Se però aggiungono la AI offline per testare i mazzi senza necessariamente andare online e poi andare online semplicemente dopo averli testati, è una buona aggiunta, anche perché l'online è un po' particolare, perché mo ci arriviamo.
Sì. Cioè, ah, ovviamente c'è il terreno anche 2D, quello che abbiamo visto prima era quello 3D. Ovviamente c'è, questo è tutto il deck editor che onestamente mi sembra molto più comprensibile di Yu-Gi-Oh! Pro e visivamente molto bello. Sì, perché ricordiamo che di questo simulatore ovviamente uscirà anche su mobile in futuro, non è solo per PC. Uscirà anche su Android un giorno non meglio definito, quando Discord farà un qualcosa che piacerà a loro. È pensato quindi anche per finire sul sì, l'interfaccia è pensata soprattutto per il mobile. Infatti, se vedi, ci sono tanti menu, diciamo, a tendina per nascondere le impostazioni, sì, e cose simili. Sì, qua name sicuramente andando a cliccare uscirà un menu a scompartimenti, qua da Unlimited sicuramente esce un altro piccolo menu che spunta, quindi sì, insomma. Sì. Diciamo, ci sono tante informazioni che però ne possiamo parlare meglio dopo, che appunto c'è altro da dire prima di introdurre alcune cose che si vedono in questa schermata. Una cosa che si nota però è che mi fa piacere anche è vedere che il simulatore ti divide i mostri per mostri senza effetto, mostri mostre rituale, magie e trappole e totale delle carte. Su Pro non c'è questo valore, ma sta su Dueling Book ed era, se non ricordo male, l'unico simulatore che ti dava questo tipo Su Pro ti di mette informazioni. solamente mostri, magie e trappole. Diciamo che qui è più preciso. Sì, infatti. Insomma. Comunque carino. Ovviamente si può ordinare, si può mettere in modo casuale. Ecco, qua ci stanno le differenze anche con le carte OCG e le carte TCG. Preciso anche che oltre questo ci saranno anche le carte pre-errata. Aggiungeranno anche quelle. Nel caso in cui qualcuno Vabbè, giustamente volesse. nel caso qualcuno voglia giocare in formato GOAT, deve Eh giocare, può sì. anche giocare con le carte pre-errata. Ecco, questo è quello di cui parlavo. I duelli ranked. Ah, cosa un po' particolare che però potrebbe far piacere a molti. Ci sono le rarità. E questo ne parliamo bene dopo insieme a quanto riguarda la Ranked, perché sono legate a doppio filo questa cosa. C'è la rarità, che non è una cosa da sottovalutare, perché a molti potrebbe far piacere. Ovviamente, ragazzi, c'è la cosa più comoda che trovo delle carte di Rush Duel, è questa qua, questa del rango con il numero, non devi stare a contare le stelle. Ragazzi, le carte di Rush Duel sono veramente più comode, oltre ad essere più belle, secondo me. Questo è l'effetto di attacco. E c'è proprio un'animazione dell'attacco che arriva. E la schermata sembra che diventi nera. Non so se c'è un effetto di sfondo anche, però. Yu-Gi-Oh! Omega Coming Soon. Quel soon non si sa tra quanto è, però dovrebbe essere abbastanza presto. Dovrebbe. Qua ci stanno i video di GT consigliati. Fantastico. Allora. Bellissimo. Quindi, Dani, tu che ci stai sul gruppo dove danno gli aggiornamenti? Allora, la cosa principale da dire soprattutto è che è fondamentale avere un account Discord per utilizzare questo simulatore. È strettamente necessario per poterlo utilizzare per andare online e per poter giocare le ranked. Per questo, appunto, abbiamo detto all'inizio che non si può nel sovrastare altri simulatori, perché questo è pensato principalmente per il mondo delle ranked, per i tornei e queste cose qui. E infatti, come premio per ogni torneo si hanno appunto le rarità delle carte, perché il sistema di rarità consiste che più uno avanza di tier nei tornei online, più carte di una determinata rarità può utilizzare. Ed è una cosa che trovo abbastanza carina, soprattutto anche per quei giocatori che non vogliono spendere,
perché potevano benissimo mettere le rarità a pagamento e farsi un botto di soldi. Sì, assolutamente. No, vabbè, oddio, non so quanta gente avrebbe shoppato le rarità, che a tutti gli effetti sono delle skin delle carte, le rarità. Però... beh, se già in real ci sono persone che non vogliono la common e vogliono la ultimate, figurati su un videogioco. Ma la common o la ultimate l'hai in real, mentre su un videogioco, vabbè, la gente shoppa le cose su League of Legends, le skin su League of Legends, quindi tutto sommato. Vabbè, la gente shopperebbe pure qualsiasi cagata, basta che ci metti le scritte premium, quindi lasciamo perdere. Comunque, quello che si vede è che loro stanno a tutti gli effetti prendendo le parti migliori di tutti i simulatori esistenti di Yu-Gi-Oh! Unofficial, perché comunque rimane un simulatore unofficial questo, per ora l'unico, ovviamente, sì, l'unico simulatore official. L'unico simulatore official è il gioco effettivo, quindi Legacy of the Duelist Link Evolution. Dove però comunque... 40 euro oppure ti attacca al cazzo, ma vabbè. Però comunque... sta prendendo tutte le cose migliori per quanto riguarda, per come la sto vedendo, dei simulatori attualmente esistenti, le sta mettendo insieme e sta uscendo fuori qualcosa di veramente veramente figo. Gli effetti grafici sono molto più carini, però non alla totale assenza di effetti grafici, pecca tantissimo in questa cosa. Qua si nota una cura già più grande, più alta. Pro 2 era il gioco che un po' di più aveva degli effetti grafici un po' superiori, però... Ricordi, sono gli stessi sviluppatori di Pro 2 che stanno sviluppando a questo. Quindi si nota che c'è comunque un'esperienza pregressa per quanto riguarda... Sì, infatti puntano comunque a non fare un programma pesante come Pro 2, perché veramente Pro 2 su alcuni computer vecchi gira totalmente da schifo. Vabbè, anche il Pro classico a volte rischia di girare veramente da schifo. No, per gli effetti. Per quegli effetti grafici comunque richiedono un PC un po' decente, dai. Mettiamo decente, dai, sono buono. Vediamo, tu che cosa pensi? In quanto tempo potrebbe uscire questo simulatore? Senti, per aver mostrato già adesso un teaser significa che comunque stanno... a un punto abbastanza decente. Bisogna vedere effettivamente cosa gli manca dal punto di vista comunque di tornei, cose del genere che devono ancora programmare. Potrebbero, che so, lanciare una prima versione giusto con una modalità casual e comunque poter provare comunque con i server, che è preciso, il loro server sarà privato, non sarà pubblico come ad esempio su Pro, dove su Pro tranquillamente puoi connetterti a qualsiasi server che tu vuoi e giocare con chi vuoi. Anche se è una cosa che non sa nessuno, e se si può fare anche questo su Pro. Sì, si può fare questo su Pro, assolutamente. Pro è aperto a tutto, però funziona molto male talvolta. In ogni vabbè, caso è molto vecchio come programma, tieni conto anche di questo. C'ha... quant'è? Non so neanche io quanti anni. 7 anni mi sembra di ricordare. Forse un pochino di più, sì. Vabbè, in ogni caso sappiate che c'è questo nuovo simulatore che sta per arrivare e speriamo che possa portare una ventata d'aria fresca, perché sì, loro dicono noi non vogliamo entrare nel mercato come sostituto di Pro o sostituto di Dueling Book o sostituto di Dueling Nexus, però sotto sotto ogni giocatore... lo spera che quel programma sia meglio di altri, quindi di conseguenza... Ma sarà sempre difficile, perché comunque ogni simulatore veramente ha i suoi pro e i suoi contro. E passami il gioco di parole con il pro. C'è Dueling Book che è visto meglio perché non è automatico, Dueling Nexus perfetto che per chi visto... vuole trassare. Appunto, che okay, perfetto per... non perfetto per chi non legge le carte. C'è Dueling Nexus che la gente dice è fatto anche apposta per giocare su cellulare perché non occupa un cazzo di RAM dato che è su internet che si può utilizzare. E poi c'è Pro che la gente dice è il miglior simulatore, è quello migliore da poter utilizzare. Adesso okay, chissà. È buggato quando ti va contro le cose che giochi tu, quello è il fisso. Ogni volta che non va qualcosa è buggato. Sì, infatti. Su uno non si leggono le carte e quindi fai misplay, nell'altro tenti di fare misplay, ma è Pro che ti corregge e quindi è buggato. Infatti. Comunque qualche ruling sbagliato ce l'ha. Vabbè, quello sempre. E in ogni caso, speriamo che questo simulatore esca in tempi decenti e soprattutto speriamo che sia il miglior simulatore, il simulatore definitivo, non lo so. Il simulatore definitivo per il momento sembra essere... Legacy of the Duelist Link Evolution, perché
Per chi non l'ha provato, è veramente un ottimo simulatore. Speriamo che questo, insomma, vada sopra, si attesti sopra al gioco ufficiale di Konami, anche essendo unofficial. Ragazzi, che dire? Arriveranno prossimi aggiornamenti quando si saprà qualcosa in più di Yu-Gi-Oh! Omega. Ovviamente, nel caso, spero che il caro Daniele qui presente sia di nuovo disponibile per commentare di nuovo i prossimi Quando sono trailer. le chiamate, sono sempre disponibile. Per giocare, no. È per queste profile di questi due mazzi che vedete qua, che i mazzi che stanno qua sono di Daniele, questi due qua, Necroz e Traptrix sono di Daniele. Per le profile di questi due mazzi, chissà quanto tempo aspetteremo. Vabbè, dai, se tutto va bene, quando uscirà Magimagi da noi in TGC arriveranno le mie profile. In ogni caso, noi ci vediamo domani 15 con un nuovo video. Oh, no. Ciao ragazzi, vuoi salutare anche tu, Daniele? No, non c'è bisogno. Dillo, oh, no. Oh, comunque, non ti ho detto solo un altro paio di cose. Vabbè, che ovviamente ci sarà pure la modalità Rush 2 nel simulatore. E che ci sono format diversi, ma si vede pure nella foto. Ovvero c'è VCQ, TGC, OGC e Duel Links come banner.